L'Italia può fare accordi direttamente con Putin o deve sottostare obbligatoriamente ai diktat del deep state americano? L'Italia può tutto, basta volerlo. Da un punto di vista di programmazione neurolinguistica, che è una scienza che insegna il comportamento, l'Italia può essere indipendente, cioè decidere con la propria testa cosa fare, solo se crede di poterlo fare. Perché noi siamo i creatori, anche in questo caso, del nostro universo. Se noi crediamo di non avere bisogno di qualcuno che falsamente ci protegga, e in realtà ci controlli, come per esempio tutto l'establishment americano, militare sul nostro territorio, ci protegge sul nostro territorio o ci controlla l'America sul nostro territorio? Ecco, facciamoci questa domanda e comprendiamo che noi delle basi americane sul nostro territorio non abbiamo nessun bisogno. Dice, ma ci sono delle convenzioni per cui l'Italia e l'America, delle convenzioni, io, se fossi colui che prende le decisioni, me ne strafotterei. Noi ci troviamo con gli Stati Uniti d'America ad aver sottofirmato un patto che hanno in realtà firmato solamente loro. Perché se no noi non siamo stati liberati dai tedeschi, siamo stati liberati dai tedeschi e sono venuti gli americani sul nostro paese. Perché bisogna acquisire questa mentalità? La nostra mentalità è certo che domani posso dire a Putin, guarda, amico mio, con te noi non abbiamo nulla a che vedere. La, tra parentesi, l'Ucraina non è neanche territorio europeo. Quindi quello che l'Europa sta facendo è contro le stesse leggi dell'Europa, figuriamoci contro le leggi dell'Italia, che dovunque sul territorio italiano dovrebbe essere preminente la legge italiana, perché se noi siamo una nazione, sul nostro territorio comandiamo prima noi e l'Europa viene dopo. Questo deve essere chiarissimo. Quindi noi possiamo prendere la decisione di dire se l'Europa ci vuole seguire. Bene, se l'Europa non ci vuole seguire, nessun problema, per carità di Dio. Grazie, amici europei, prendetevi il vostro euro, tenetevelo pure. Noi da domani mattina prendiamo un'altra moneta. Una cosa che invece si potrebbe fare è che... Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 145.000 iscritti, confermandoci così il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti, con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.